La vista di quella grande sala lasciò Phoenix senza fiato. È davvero incredibile! Queste decorazioni con le colonne sono datate. Quindi qui siamo al sicuro? Ricordi quella cosa che ho rubato a Tifone? Era un pezzettino del suo occhio, per nascondere questo luogo al suo sguardo terribile. Detto che questa è la sala degli dei? Beh, dove sono gli altri? Lascia che cominci dal... Con la mano sulla spalla di Phoenix, Hermes raccontò la leggenda di Tifone, distruttore degli dei. Tifone, figlio di Gea, era un mostro sanguinario e crudele, ansioso di liberare i titani e spazzare via gli dei. Ha voluto sfidare Zeus per avere il dominio del cosmo. Per fortuna, Tifone fu sconfitto. Sì, vuoi dirlo forte! E imprigionato in una montagna, dove non avrebbe più potuto fare del male. Accidenti, devo tornare in forma come prima. Per migliaia di anni, Tifone rimase a marcire. Finché Elio non venne eclissato e stelle ardenti caddero dal cielo. Le stelle sciolsero le catene di Tifone e in un'esplosione di fuoco e fiamme, Tifone schizzò fuori dal montagna, blessato e torturato. Mai più! Egli giurò. Il mondo verrà purificato! Gli dei pagheranno! E così Tifone cominciò a tessere la sua vendetta. Cada il velo che separa queste bande benedette dai tetri inferi! Che il Tartaro si faccia strada tra gli dei! Calpesta! Devasta! Riduci in polvere questi dei falsi e bugiardi! Venite, dei dell'Olimpo! Brandite le armi e affrontatemi! Avete sottovalutato il mio potere, crocciolandomi nella vostra arroganza! Prostratevi davanti alla mia incrollabile perfezione! Alcuni dei scapparono, altri rimasero a combattere. Molti vennero catturati. Tifone li divise, privandoli delle loro essenze e trasformandoli radicalmente. In un ultimo, disperato tentativo di salvare le loro terre, gli dei invocarono gli eroi antichi, gli ultimi guerrieri con ancora qualche goccia di sangue divino nelle vene. Deboli e pavidi! I vostri eroi non saranno che l'ombra di ciò che furono e mi serviranno per l'eternità! Gli dei avevano fallito. E gli eroi con loro. Ma quando ormai ogni speranza sembrava persa... Insomma, tante lotte, tante sconfitte. E ora è la nostra ultima speranza per restituire queste terre alla loro antica gloria e salvare il mondo dal caos. Tutto ciò che abbiamo, Phoenix, sei tu. Non voglio metterti pressione. Ho perso un attimo il filo. Quello con i capelli a punta, sei tu o Tifone? Lascia stare. Gli dei sconfitti devono essere riuniti alle loro essenze per riottenere i loro figgeri. Senti, non sono perfetto. Sono quello che ha portato Pandora sulla Terra per... Ma forse, dico forse... Sei la persona giusta, tu giusto. Inoltre, sei letteralmente tutto quello che abbiamo, visto che gli altri sono stati sconfitti. Buona fortuna! Io resterò qui a fare nulla. Volevo dire, a occuparmi dei preparativi. Grazie, credo. Oh, ancora quella... La... Per caso sei... Afrodite? Sì, sono io. Sono davvero lieta di conoscerti. Fe-
Phoenix, scusami, sono una tua grande ammiratrice. Sei la protagonista delle storie d'amore più epiche di tutti i tempi. Devo ammettere che non mi aspettavo un albero, ma anche nel tuo stato arboreo sei splendida. Oh, sei molto dolce, ma l'una alle mie servo ora riflette i sorrisi felici delle creature che aiuto. Ah, se solo potessi raggiungere chi ha più bisogno, ma ahimè, queste radici mi bloccano qui. Quindi questa è opera di Tifone. Usare la tua bellezza per muovere Nar o ispirare il valore in battaglia contro di lui. Io? Dazio Orra? Non so da dove tirte idee. La vera bellezza risiede nello spirito di servizio. Il vero amore significa donare se stessi agli altri. Il nome di Afrodite avrebbe dovuto sempre significare tutto questo. No, non può aver detto così. Ora sono diversa. La mia vecchia essenza è chiusa in una cripta sotto la mia radice più grande. Forse potrei riportarti quell'essenza. Avrò bisogno di alleati contro Tifone. Dobbiamo pensare agli affamati. Hai detto che vuoi liberarti dalle radici per nutrire gli affamati, naturalmente. Bene, ho esperienza con la terra. Non ero bravissima, ma so come danneggiare le piante. Sale, le fa seccare. Oh, funzionerà? Ma le mie radici non sono normali, chiaramente. Sono ancestrali, potenti. Quindi ci servirà dell'acqua salata mitica? Oh, oh, la profezia recitava: una perla in acque agitate. Tu eri una perla nata da Mose, la spuma marina della tua nascita. Sì, che idea brillante. Ma non potrei mai chiedere a una sconosciuta di darsi la pena di ricreare le condizioni della mia nascita. E se fosse la sconosciuta a chiedertelo? Se una sconosciuta chiede di essere disturbata, allora immagino non sia affatto un disturbo. Ecco come ottenere la spuma marina dal mio luogo di nascita. Ah, ma io so già tutto! Mamma adorava questa storia. Nonno Urano lanciò una perla in mare. Questo si agitò e così dalla sua schiuma nacque Afrodite. Una perla? Nonno? Non credo sia proprio... La storia è sicuramente questa. Va bene, allora è andata proprio così. Va bene, forza una perla nell'oceano. Sembra facile. Oh, grazie, Phoenix. Tra poco servirò mele fresche a tutti i meno fortunati dell'Isola d'Oro. Accidenti.